Ben ritrovati, il Natale è sicuramente la festività più attesa dalle famiglie, dal mondo della Chiesa in maniera particolare. Quest'anno naturalmente per una serie di motivi è un Natale diverso dagli anni scorsi, ma il significato, soprattutto dal punto di vista religioso, è sempre lo stesso. Parliamo di questo argomento con il Vescovo di Ariano Irpino Lacedonia, Monsignor Sergio Melillo, che è collegato con noi via Skype. Ben ritrovato, Eccellenza, e grazie come sempre per la sua disponibilità. Allora, partirei proprio da una valutazione su questo Natale, naturalmente un Natale diverso, dicevo in apertura, bisogna limitare i contatti, bisogna conciliare soprattutto questa emergenza sanitaria, queste norme anti-Covid con lo spirito natalizio, soprattutto nel rapporto con gli affetti familiari. Monsignore, insomma, che Natale è questo? È un Natale difficile, un Natale complesso, un Natale però che ci riporta forse di più all'essenziale, ci riporta a questa nostalgia di affetti, di prossimità e di vicinanza di cui oggi sentiamo non solo l'assenza, ma agogniamo che possa di nuovo riprendere. Un Natale difficile anche perché ci sono problematiche legate non solo alle relazioni e agli incontri, ma anche alla povertà, alle difficoltà delle famiglie, alle preoccupazioni sul futuro, alle sofferenze di tanti fratelli, anche direi alla solitudine e all'abbandono di tante persone. Quindi è un Natale diverso che ci riporta però, abbiamo detto, all'essenziale, perché per noi il Natale è andare a Betlemme con il cuore e riprendere una trama di relazioni con il Signore che dobbiamo sempre ravvivare e rinsaldare nella nostra vita. Tanto proprio per il rispetto delle norme anti-Covid, in chiesa Gesù Bambino nascerà con qualche ora di anticipo rispetto al solito, sarà qualcosa di diverso rispetto al passato, Monsignor Melillo. L'importante però è che questo evento si ripeta, insomma, sostanzialmente. La celebrazione della veglia sarà anticipata per motivi legati a disposizioni governative, ma quello che a noi e sta a cuore che venga accolta nella nostra vita la presenza di Dio, perché il Dio nasce, e lo dice una preghiera della Chiesa, e non viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo. E quindi saperlo accogliere al di là dell'orario significa saper valutare il nostro rapporto con Lui, perché il rapporto con Lui è un rapporto che rende possibile una significanza dei nostri rapporti umani, familiari, sociali, affettivi, di attenzione e di ascolto di cui abbiamo una grande necessità e una grande, direi, nostalgia. Ecco, intanto, Monsignor Melillo, questa pandemia non ha provocato soltanto lutti gravissimi, chiaramente anche sul nostro territorio, in particolare la città di Ariano ha pagato un prezzo molto alto, però questa emergenza sanitaria ha provocato anche nuove povertà, purtroppo. La Chiesa con la Caritas è in campo su questo territorio, un impegno straordinario, probabilmente però non è sufficiente a questo punto. Che cosa dice? Innanzitutto la Chiesa c'è, nel senso che la Chiesa è presente da sempre nei territori, nella vita della nostra gente, in momenti soprattutto più difficili come quelli che stiamo vivendo. La Caritas, che è una realtà pastorale della nostra diocesi, la rete territoriale delle parrocchie, i sacerdoti sono impegnati come sempre a stare accanto alle persone in difficoltà, ma questo chiaramente non è sufficiente, perché è un compito di sussidiarietà, un compito di sostegno, ma è un compito che si deve assumere la società nel suo complesso. Il rapporto diverso tra le persone esige anche che venga, per così dire, messo in secondo piano il profitto, ma venga soprattutto tenuto in debito conto l'uomo, la persona, il povero, la persona che vive anche una terribile solitudine, una terribile sensazione di essere abbandonato.
Ecco, oggi, Monsignor Melillo, tutti parlano di un Natale più sobrio, però nonostante queste misure anti-Covid abbiamo visto le solite scene nelle strade delle città, questa corsa sfrenata ai regali. Già prima del Covid, per la verità, questo eccesso, possiamo dire, di consumismo stava in qualche modo snaturando, possiamo dire, il vero valore del Natale. E questa, a suo giudizio, anche l'occasione per riscoprire i veri sentimenti di questa festività? I veri sentimenti si colorano non solo attraverso luci e direi addobbi, ma si colorano riprendendo in mano il senso di una vita nella sua essenza, nel suo valore, nel suo essere accolta dalla nascita fino al suo naturale tramonto. Anche il presepe che sintetizza lo scenario della nostra vita ci riporta alla concretezza anche alle difficoltà che hanno avuto Gesù, Maria e Giuseppe proprio a Betlemme, nel sentirsi migranti, nel sentirsi per così dire sradicati da un territorio, costretti ad andare verso un altro. Insomma, sono quelle realtà che riguardano la nostra vita, riguardano in modo speciale, in modo direi più concreto, il tempo che stiamo vivendo. Al di là degli assembramenti c'è bisogno di trovare quella dimensione del raccoglimento che ci porta a valutare nel giusto modo la nostra vita e la vita delle persone che ci stanno accanto. Ecco, intanto Monsignor Melillo, Papa Francesco lancia sempre messaggi di grande misericordia. Proprio nell'Angelus del 16 dicembre scorso ci ha ricordato che Dio sostanzialmente vuole sempre salvarci. Il suo pontificato, Monsignor Melillo, che sta significando per la Chiesa? Che cosa sta rappresentando soprattutto a suo giudizio? Nel suo pontificato il Papa Francesco è un pontificato che provvidenzialmente il Signore ha voluto che accadesse in questo tempo. La sua missione parte da un cammino di Chiesa che dura da tempo, dura da secoli, e oggi ha bisogno di un nuovo slancio. Credo che nella prospettiva di Papa Francesco, e lo troviamo tutto sintetizzato magistralmente nel suo documento Evangelii Gaudium, noi troviamo le direttive, le dritte giuste per poter annunciare il Vangelo in questo nostro tempo, in questa nostra postmodernità. Quindi credo che abbia non solo una rilevanza, direi, fondamentale, perché il suo magistero è di una grande attualità, ma anche rientra nel cammino provvidenziale della vita e di quello che il Signore vuole per il nostro tempo. Quindi lo ringraziamo profondamente per quello che sta facendo. Intanto ci lasciamo alle spalle sicuramente un anno difficile, come dicevamo in apertura. Cosa dobbiamo salvare di questi mesi vissuti in maniera particolare con la paura del contagio del Covid? Salvare innanzitutto quello che abbiamo vissuto, perché conservarne la memoria diventa anche una grande lezione di vita. Raccogliere l'esperienza, sia pur dolorosa e difficile, per farne tesoro e per poter, alla luce di questa esperienza di sofferenza, di dolore, ma anche direi di un rinnovamento profondo delle nostre relazioni, farne un tesoro e portarla nel cuore e portarla nella vita nel tempo che il Signore vorrà donarci. Titolato Natale di Speranza, guardando al 2021, l'anno che verrà, cosa ci aspetta secondo lei? Come dobbiamo guardare soprattutto al futuro? Dobbiamo guardarlo sempre con questa ottica di speranza, che non è un'utopia. Per noi cristiani la speranza è proprio quello che stiamo contemplando in questo tempo e contempleremo nel giorno del Natale, che Dio continua ad abitare il nostro umano e che nella fragilità della nostra carne ha stabilito una dimora, un luogo accogliente, un luogo di vita. E oggi forse dobbiamo ritrovare il senso di una prospettiva che guardi al futuro e dia incoraggio soprattutto alle nuove generazioni. Potremmo dire, dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci a tenere accese le stelle. Bisogna guardare in alto, perché dall'alto viene la luce per poter camminare in basso sulla strada della nostra vita.
Ecco, dicevamo che Ariano ha pagato un prezzo alto per questa emergenza Covid, è stato il primo comune a diventare zona rossa in Campania nel corso della prima fase della pandemia. Lei come ha vissuto questi momenti così difficili dal punto di vista anche personale e dei rapporti con i preti della diocesi di Ariano Irpino Lacedonia? Direi in modo provvidenziale, anche un'esperienza così difficile e dolorosa. Abbiamo avuto diverse vittime, è morto un sacerdote, una suora, abbiamo vissuto grandi difficoltà, forse questa esperienza davvero di sofferenza e di dolore ha aiutato a me e ha aiutato non solo a stabilire rapporti fecondi e carichi di prospettiva, di bellezza e di amicizia con questa comunità, ma anche apprezzarne il suo coraggio, la sua forza, il suo dinamismo e la sua volontà di ripresa. Ai medici in prima linea che cosa dice? Ai medici con i quali ci sentiamo, ci siamo sentiti e ci siamo anche incontrati ieri per celebrare la messa in ospedale, non solo dico il mio grazie, dico grazie a loro, grazie al personale sanitario, grazie a tutti coloro che ci aiutano a non sentirci soli in questo momento difficile e si prendono cura pur rischiando davvero tanto della nostra salute, del nostro benessere, della nostra vita. È un'esperienza difficile ma anche un'esperienza bellissima e l'ho vissuta con la mia gente, la continuo a vivere con la mia gente e sono davvero edificato e direi felice di essere, direi, in relazione con loro anche in un momento davvero complesso e difficile come quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto. Ma guardiamo con fiducia e speranza, come il Natale ci chiede, il tempo che ci sta dinanzi. Certo, per lei è stata sicuramente un'esperienza dal punto di vista umano molto significativa. Allora, Monsignor Melillo, per chiudere questa nostra intervista, il suo messaggio ai fedeli per questo Natale che, come dicevamo, può essere e deve essere soprattutto un Natale di speranza. Innanzitutto il messaggio che viene da quella grotta, da quell'albero, da quella manciatoia, è un messaggio che ci invita a guardare la vita, a continuare il cammino, a non fermarci, avere fiducia in noi stessi, avere il coraggio anche delle sfide che ci stanno innanzi. Siamo in un grande cambiamento d'epoca rapido, nel quale la nostra vita deve essere alimentata, sostenuta, incoraggiata e sorrettata dalla fede nel Signore, perché l'incontro con Lui ci cambia lo sguardo, ci cambia il cuore, ci dà il coraggio di non fermarci. Per chiudere, come si è organizzato per questo Natale, insomma, per la celebrazione soprattutto della messa della Vigilia? Allora, noi ci siamo incontrati poc'anzi in una diretta Skype con i miei, una meditazione sul Natale con i miei sacerdoti e noi in cattedrale qua ad Ariano alle 19:30 celebrerò la messa della notte, anticipando l'orario. Però la celebrazione sarà vissuta con quella stessa forza, con quella stessa gioia di sapere che il Signore viene e ci incoraggia a non fermarci. Le auguro che il Natale possa essere una sosta per una ripresa, lo slancio dei pastori e degli ultimi possa abitare anche la nostra vita e possa darci quella forza e quel dinamismo di cui oggi abbiamo bisogno per risollevarci. Forza e dinamismo che sia, per così dire, anche di ripresa, penso, di ripresa del lavoro, di ripresa dell'economia, di ripresa del cammino educativo dei nostri ragazzi nelle aule scolastiche e non confinati dietro al monitor. Una ripresa che guardi anche a questa prospettiva del vaccino come una possibilità offerta per poter uscire finalmente da questa situazione di isolamento e per poter superare la pandemia. Perfetto, grazie allora Monsignor Melillo e naturalmente da parte nostra, da parte di 8 Channel 696, gli auguri di un felice e sereno Natale a lei e a tutti i preti della diocesi di Ariano Irpino Lacedonia. Grazie, buon Natale a tutti. Bene, abbiamo concluso, io ringrazio la regia come sempre per Nualdo Fenizia e grazie a quanti ci hanno seguito, ai nostri telespettatori vanno chiaramente da parte nostra gli auguri di un felice Natale. Arrivederci.